Ancora una giornata di forti scosse di terremoto. Alle ore 9 la prima con epicentro tra Carpi e Medolla nella Modenese, magnitudo 5.8, e alle 12.56 un altro sisma, epicentro a Concordia sulla Secchia, sempre in provincia di Modena, questa volta magnitudo 5.6. Colpita anche la Lombardia nella zona del Mantovano, che già aveva subito il sisma dello scorso 20 maggio. 1.300 gli sfollati, è stata allestita una tendopoli a Moglia da 2.000 posti. Crolli e danni appunto a Moglia, a Sermide, a Ostiglia. Crollata anche la cupola della Basilica di Santa Barbara nel Palazzo Ducale di Mantova. Domani scuole chiuse in numerosi paesi di questa zona. La terra ha tremato a lungo e le onde sismiche sono state avvertite distintamente anche a Milano e anche nei piani bassi degli edifici. Interrotta per alcuni minuti la circolazione dei treni della metropolitana. Alcuni uffici, come quelli della fiera di Roppero, per precauzione sono stati fatti evacuare. Evacuati anche Palazzo Marino, il vicino Palazzo della Tesoreria, e anche gli impiegati del Pirellone sono scesi in strada sulla base di procedure già sperimentate e collaudate. Numerosissimi gli insegnanti che hanno condotto all'aperto le scolaresche, monitorate oltre 400 istituti scolastici. Crepe si sono formate alla scuola Tito Lucrezio Caro in zona Ticinese, in un altro istituto in via Bellini e anche in via Bottelli. Saranno necessari approfondimenti da parte dei vigili del fuoco. Con la nostra troupe ci siamo trovati nella centrale operativa della Protezione Civile, proprio negli istanti della scossa delle 12.56. Grande attività e preoccupazione di tutti gli addetti che in tempo reale ricevevano i resoconti di quanto stava accadendo nel Mantovano. Sì, comunque prudentemente fate evacuare l'edificio. Scuole chiuse. Aspetta, centro storico, chiusura del centro storico e delle scuole. Attività pubblica? No, la nuova scossa la segnala. Stiamo procedendo a ulteriori verifiche, vi sono parecchi crolli rispetto a una settimana fa, sono molte le chiese fortemente danneggiate, alcune crollate in parte, edifici pubblici storici soprattutto, e gravi danni naturalmente all'economia, capannoni che non hanno retto e quindi bloccata, fermata l'attività produttiva e lavorativa.